Credo che ormai sia chiaro che l'educazione è la priorità numero uno dei paesi, non solo del nostro. E lo è prima di tutto per le persone, perché l'educazione è il vero unico ascensore sociale che è a disposizione dei paesi, cioè le persone che non hanno la fortuna di nascere in una condizione di privilegio. Attraverso l'educazione possono avere poi un ascensore verso una qualità di vita che non è solo di ritorno economico, ma è una vita complessivamente di valore, no? Poi indubbiamente tutti i lavori hanno il loro valore, questo non vuol dire di valorizzare, però la cultura è un qualche cosa che si aggiunge all'uomo e quindi come tale consente poi di formarli. E quindi io sono certo che l'investimento in educazione sia l'investimento più importante. D'altra parte ormai è abbastanza chiaro che ogni euro investito in educazione si amplifica in 5 euro di ritorno per il paese per il quale si lavora. E allora se lo si interpreta questo nel modo corretto, si capisce anche che la nostra crescita a 0, nel corso degli ultimi 20 anni, mentre gli altri nostri paesi sono cresciuti sempre almeno ad un digit, ha comportato alla fine una perdita, una grande perdita anche dal punto di vista economico, oltre che della cittadinanza attiva, oltre che dal punto di vista della cultura. Pertanto io credo che anche in questa fase, pensando per esempio alle risorse del PNRR, ma non solo, è necessario che vengano investite per il futuro e quindi che non si facciano piccoli progettini che nascono e muoiono con le risorse, ma che diano questa continuità. Io questa mattina dicevo, noi abbiamo bisogno di un progetto, di un patto politico per 20 anni per l'educazione. E questo naturalmente consentirebbe al Paese, in tempi lunghi, non domani mattina, non per dare una risposta elettorale, di dare quella consistenza al Paese di cui abbiamo veramente bisogno.